Buongiorno a tutti e bentornati e bentornate nel mio canale. Io sono Vera e vi presento oggi un punto nuovo. E mi raccomando, prima di arrivare al tutorial, chi non si fosse ancora iscritto al mio canale e lo volesse fare, può farlo cliccando sulla campanella e sulla scritta iscriviti per non perdersi nessuno dei miei prossimi video. Bene, oggi vi presento il più classico dei punti. Il punto pavone è un punto bellissimo, traforato, adatto alle lavorazioni sia estive che invernali, ed ha la particolarità che il bordo viene ondulato. Non è reversibile perché dall'altra parte la lavorazione è diversa ed è un punto che è molto lavorato nonostante comunque sia semplicissimo da effettuare. Può essere lavorato sia con il cotone sia con la lana per i progetti invernali ed è un multiplo di 18, vuol dire che voi dovete montare un multiplo di 18 per tutta la larghezza che volete più aggiungere i due punti di vivagno o i quattro punti di vivagno, questo dipende da voi. Ci sono solo quattro giri e sono semplicissimi. Bene, andiamo direttamente al tutorial. Allora, per iniziare la nostra lavorazione del punto pavone, il primo giro è già un giro in cui si eseguono due maglie prese insieme. Per rendere le maglie un pochino più larghe, siccome è il primo giro, potete fare in due modi. O eseguite i primi due ferri a diritto e dopo iniziate la lavorazione dei quattro ferri. E i due ferri a diritto li fate solo all'inizio, semplicemente per rendere più morbidi i punti, o altrimenti montate come ho fatto io i punti su due ferri e poi ne sfilate uno. In questa maniera, vedete, rimangono più morbidi. Bene, iniziamo con la lavorazione. Primo ferro, nostro punto di vivagno a diritto, dopodiché prenderò per tre volte due punti insieme a diritto. Non vi spaventate, il primo ferro è quello un pochino più complicato, dopodiché ci sono un rovescio, un ferro rovescio e due ferri a diritto. Quindi, allora, due punti insieme a diritto una volta, due punti insieme a diritto due volte, due punti insieme a diritto tre volte. Dopodiché farò per sei volte un gettato e un diritto. 1, un gettato e un diritto, due volte, un gettato e un diritto, tre volte, un gettato e un diritto, quattro volte, un gettato e un diritto, cinque volte, un gettato e un diritto, sei volte. E concluderò i miei 18 punti, cioè il mio unico modulo che ho montato, con due maglie insieme a diritto, di nuovo tre volte, una volta, due volte e tre volte. È il nostro punto di vivagno. Questo era il primo ferro e quello un pochino più complicato. Secondo ferro, punto di vivagno, tutte le maglie che ho sul ferro andranno lavorate al rovescio. Quindi eseguiremo tutte le maglie al rovescio. Piuttosto il primo ferro lo potete di nuovo riguardare di modo da seguirlo piano piano lentamente. Allora, tutto il secondo giro al rovescio. Magari lo rifacciamo ancora poi una volta insieme, soltanto il primo ferro, eh? Allora, secondo giro a rovescio. Acceleriamo perché tanto il punto rovescio ormai lo conoscete. Terzo ferro o terzo giro, tutto al diritto. Ogni punto che incontrate sarà lavorato al diritto. Andiamo un po' velocemente perché il diritto, anche quello, è un punto basico che ormai conoscete. Per chi fosse proprio assolutamente principiante, all'inizio nel mio canale trovate i video di questi punti base. Quarto e ultimo ferro. Egli al diritto, tutto, tutto, tutto al diritto. Finito il quarto ferro, che sarebbe questo, si ricomincia dal primo.
Lo facciamo ancora una volta insieme, soltanto il primo ferro. Allora, io ho finito il quarto ferro e questa è la lavorazione che mi compare. Vi volevo solo fare notare una cosa. Se voi non mettete le due file di punte a diritto iniziali, viene così la lavorazione. Quindi inizia subito con le due maglie insieme e quindi potrebbe risultare un po' difficile. Quindi io vi dico di o fare due giri a diritto, che creano anche questo piccolo bordino qua sotto, oppure di montare le maglie su due ferri. Bene, finiti i quattro giri, si ricomincia semplicemente dal primo. Facciamo ancora insieme una volta. Allora, punto di vivagno. Dopodiché per tre volte prendiamo due maglie insieme al diritto. Uno, una volta. Due volte due maglie insieme e tre volte due maglie insieme. Poi facciamo un gettato e un diritto per sei maglie, quindi 1, 2, gettato e diritto 3, gettato e diritto 4, gettato e diritto 5, gettato e diritto 6. Dopodiché il modulo si conclude con di nuovo tre volte insieme due maglie a diritto. 1, 2 e 3. E maglia di vivagno. Questo era di nuovo il primo ferro. Proseguirò con il secondo che è un rovescio e con altri due ferri a diritto. Facciamoli insieme. Secondo ferro a rovescio, tutte le maglie a rovescio. Quindi vedete è molto semplice, soltanto il primo ferro che è un pochino particolare, ma assolutamente facile da effettuare, niente di che. Quindi, secondo ferro a rovescio, tutte le maglie a rovescio. Comunque vi ricordo che nella descrizione del video troverete tutte le spiegazioni. Terzo ferro a diritto. Alcune di voi mi chiedono come faccio ad accedere alla descrizione. Basta schiacciare sul titolo del video, quello in eretto, e compare tutto ciò che io vi dico adesso. Faccio lo schema appunto del punto, di modo che sia sempre visibile. Siamo al terzo ferro che è sempre al diritto. Tutte le maglie al diritto. Nel terzo ferro e nel quarto ferro, che è l'ultimo, di nuovo tutte le maglie al diritto, dopodiché si ricomincia di nuovo dal primo ferro. Eccoci qua, abbiamo quasi finito. Il quarto ferro tutto diritto. È una lavorazione bellissima anche per stole estive, per copertine, per tutto quello che vi piace, per cardigan. Eccoci qua. Finito il quarto ferro, si ricomincia dal primo e piano piano il punto pavone viene su. Riguardiamolo ancora una volta. Ecco, questo sarà il risultato dopo qualche giro di lavorazione. Ricordatevi, se volete il bordino, di fare due giri all'inizio, fuori dai quattro giri eseguiti solo una volta, di maglie a diritto. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Anzi, volevo anticiparvi che ho intenzione di pubblicare un video anche a metà settimana, dove vi presento lo schema di uno scialle ai ferri bellissimo. Quindi vi dirò poi quando lo farò, presumibilmente mercoledì o giovedì. Bene, quindi state all'occhio e attivate la campanella. Vi saluto, ciao dalla vostra Vera. Ciao ciao!